Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Giovi e questo è il primo home tour del canale. Al posto di fare lo speed build della casa di Valentina ed Enrico, questa volta ho pensato di fare un home tour, anche per non fare sempre la stessa cosa. Questa volta invece facciamo l'home tour. Partiamo da questa zona di Pendleton Bay, Cavalier Cove, nella quale ci troviamo e basta andare semplicemente più avanti per iniziare a notare una piccola casetta su due piani, come sta cominciando a vedersi, è sui toni del marrone e ha le finestre bianche. Una casa abbastanza tradizionale, ma è davvero molto grande e ben arredata. Infatti, i due proprietari, i due presto proprietari, perché ancora non si sono trasferiti in questa casa, hanno scelto degli arredi davvero buonissimi, anche con una buonissima lavanderia, con lavatrici, asciugatrici e tutto quanto. Ed eccoci qui alla loro casa. Eccola qui a Pendleton Bay, a Cavalier Cove. Ci troviamo al ruscello del bassotto e questa casa ha i tratti aspetto solare e terreno ottimo. Infatti questa casa ha un terreno veramente ottimo. Questa è la facciata della casa. Adesso direi di guardare un poco più nel dettaglio all'interno. Allora, come abbiamo detto, la casa è divisa in due piani ed ecco qui la casa dall'interno. Direi di avvicinarci. Ed eccoci qui, questa è la prima stanza della casa. Abbiamo l'ingresso, come potete vedere. Entriamo bene nella casa. Eccoci qui. Allora, abbiamo la casa, come vedete. Qui abbiamo questo divanetto con le scale, abbiamo la scrivania, qui abbiamo delle lampade molto carine e qui abbiamo ovviamente per ogni finestra le tende. Qui sono abbinate e hanno questo color pesca, tra virgolette, un po' che va sul marroncino. E questo è l'ingresso, davvero molto carino anche col portaabiti. Poi qui abbiamo tre porte che ci portano in tre stanze diverse e la zona della lavanderia è differenziata da tutte le altre grazie alla porta caratteristica dello staff. Direi di andare immediatamente nel salotto, la prima stanza che si trova qui vicino, ed è questa porta, eccola qui, questa porta qua. Adesso io direi di entrare ed eccoci qui nel salotto, un salotto veramente molto grande. L'ho visto di un lampadario incredibile e stupendo. Abbiamo anche un caminetto fatto in mattoni. Abbiamo anche due bei quadri, due librerie e quattro poltroncine per rilassarsi. Ovviamente, poi andando avanti e girandoci, abbiamo anche altre cose, cioè un bel mobiletto e uno stereo adatto anche per le feste. Come possiamo vedere, ecco qui. Abbiamo un bel mobiletto con l'incenso che ci servirà anche per respirare una bella aria, uno stereo e un bel quadro dedicato ai nostri amici animali e ovviamente dedicato anche alla loro cagnolina Harmony. Qui abbiamo sempre le tende, come vedete, e una bellissima vista, ovviamente, guardate che vista. Hanno una bella vista sul panorama. Adesso direi di andare in cucina, quindi andiamo verso di qua e andiamo verso la cucina, andiamo ad esplorarla. Ed eccola qui, eccoci qui in cucina. La cucina è piena di questa carta da parati che è munita di paraschizzi, quindi è perfetta per chi vuole cucinare e avere una bella cucina professionale. Da questo lato, ovviamente, vedete, abbiamo tutta la cucina con i banconi e gli armadietti bianchi, tutto abbinato. Abbiamo anche una bella lavastoviglie, abbiamo un microonde e abbiamo un frigo. Poi abbiamo anche il forno qui vicino, abbiamo anche qualche finestra e qualche decorazione. Poi abbiamo un bel tappeto che è davvero bellissimo, tutte queste decorazioni. Abbiamo anche un tavolo piccolo che è sufficiente assolutamente per le due persone che devono viverci, cioè Enrico e Valentina. Poi abbiamo una piccola ciotola per il cane, ovviamente per Harmony, e abbiamo un semplice lavandino. Adesso direi di andare invece verso la stanza molto molto importante, molto molto bella, della lavanderia barra bagno. Ed eccoci qui nella lavanderia barra bagno. Allora, abbiamo il bagno che è diviso in due parti. Abbiamo la parte lavanderia, nella quale sono presenti la lavatrice sotto e l'asciugatrice sopra. Abbiamo anche una credenza con tutti i tipi di detersivo, come potete ben vedere. Eccoli qui, abbiamo anche una cesta. E poi da quest'altro lato abbiamo una sedia e gli scaffali dove poter mettere magari i vestiti sporchi, gli asciugamani e tutto quanto. Perfetto per una lavanderia. Invece, andando un poco più avanti nel bagno, quindi nell'altra parte, visto che comunque sono divisi da un bel muro, eccoci qui nel bagno. Abbiamo ovviamente il gabinetto, abbiamo la doccia con la tendina decorata, poi abbiamo un bello
lavandino con lo specchio, un set per la scopa magari per pulire, gli asciugamani, un accappatoio, insomma, è munito un po' di tutto, ovviamente anche della carta igienica. Adesso direi di salire al piano di sopra, perché il piano di sotto è terminato. Allora, direi di salire al piano di sopra tramite queste scale. Come vedete, eccole qui le scale, e dobbiamo salire, quindi saliamo. Ed eccoci qui al piano di sopra, e qui stiamo cominciando a salire le scale, ed ecco qua la ringhiera che separa la scala, e ci troviamo in mezzo a un grande corridoio. Giriamo la nostra faccia, abbiamo un gran corridoio, ovviamente con le tende, abbiamo un piccolo quadro. Questo corridoio ci porta ad altre tre stanze completamente diverse. Allora, andiamo verso la camera da letto che si trova con questa porticina. Direi di andarci immediatamente e andiamo. Eccoci qui nella camera da letto. Questa volta lo stile della camera da letto è sul celeste, come potete vedere. Questa volta è in stile un po' più marinaresco. Abbiamo un bellissimo letto, poi abbiamo un comodino con una piantina, abbiamo anche ovviamente il letto della cagnolina Harmony, quindi un bel cuscino morbido morbido, e poi abbiamo un semplice cassettone con uno specchio, e abbiamo anche le tende, sempre le stesse però abbinate con il colore celeste. Invece, andando avanti, direi di uscire e di andare sempre sul corridoio. Eccoci qua, adesso andiamo verso quest'altra porta che si trova qui, che sarebbe il secondo bagno. Andiamo a vedere anche questo secondo bagno della casa. Ed eccoci qui, questa volta questo bagno è molto molto semplice. Abbiamo semplicemente un gabinetto, un porta asciugamani, un lavandino, una vasca, e poi abbiamo anche uno scaffale, come abbiamo già visto anche nel piano di sopra. E invece poi abbiamo quest'altra stanza, che è una stanza completamente vuota. Per ora ha questo parquet e questa carta da parati, ma per ora è completamente vuota, perché ovviamente hanno già previsto i due amanti che arriveranno in questa casa magari di avere un bambino, non subito assolutamente. Se poi hanno qualche passione e quindi vogliono riempire questa camera con le loro passioni, lo faranno in seguito, quindi per ora la lasciano vuota, visto che comunque i soldi per loro non sono tantissimi e quindi bisogna risparmiare il più possibile. Adesso quindi ritorniamo all'esterno, ed io qui dall'esterno direi di farvi vedere un pochettino il retro della casa. Anche se non c'è moltissimo, vi faccio vedere un pochettino il retro della casa, quindi direi di dirigerci verso il retro. Infatti già si comincia a vedere qualcosa. Ed ecco qui il retro della casa. Il retro è munito di un attaccapanni, ovviamente di una tinozza, di un giardinetto, di delle fioriere dove mettere i fiori, poi abbiamo anche dei percorsi a ostacoli, ed ecco qui il giardinetto. Abbiamo anche ovviamente degli alberi, come per esempio questo acero, che è veramente molto carino, hanno scelto proprio loro di metterlo nel loro lotto di residenza. Adesso vediamo la piantina della casa. Come vedete qui abbiamo questo ingresso molto grande, con questa zona con la scala, insomma questa zona dove ospitare le persone. Poi abbiamo questo salottino col camino, davvero carinissimo. Abbiamo la cucina, abbiamo la lavanderia con il bagno, e poi abbiamo qua fuori un piccolo giardinetto con il percorso ostacoli per la cagnolina. Poi salendo ovviamente le scale abbiamo la camera da letto, come vedete. Qua abbiamo il corridoio, il piccolo bagno e la stanza vuota, che sarà la stanza, una cameretta futura per un bambino futuro. E poi ovviamente qui abbiamo un piccolo patio, ovviamente iniziale, dove ci sono anche i giornali, dove ovviamente la cagnolina può cominciare a fare i suoi bisogni. E va bene, quindi questa qui era la casa di Valentina ed Enrico, la casa che vedremo venerdì nel prossimo episodio di The Sims. Spero che vi sia piaciuto questo home tour, e spero che vi sia piaciuta come ho costruito la casa. Insomma, la vedremo, magari se non l'avete vista benissimo, ancora meglio venerdì, perché ovviamente vedremo un pochettino il gameplay all'interno della casa, e tutti gli oggetti nuovi li vedremo nel gameplay. Quindi questo era l'home tour, spero che vi sia piaciuto. Io sono davvero soddisfattissimo di questa casa, e vi do un consiglio, almeno io, magari fatevi un pensierino prima di quello che volete costruire, anche se io vi do questo consiglio quando io non lo faccio mai. Infatti io quando voglio costruire una casa semplicemente metto The Sims, scelgo il lotto e poi comincio a costruire. Insomma, non è che ho un progetto, magari un quadernino in cui faccio i progetti. No, assolutamente faccio le cose di getto, devo essere sincero, e le cose mi vengono molto bene. Infatti di questa casa sono veramente super 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 soddisfatto. Quindi spero che sia piaciuta anche a voi, ci vediamo ovviamente venerdì, vi
aspetto con Valentina e Enrico nella loro nuova casa. Ovviamente vi invito ad iscrivervi, lasciate tanti commentini con i vostri pareri sulla casa e se volete altri home tour, magari anche di case che già abbiamo visto, per esempio la casa di Emanuele e di Lisa, non lo so, magari volete un home tour di quella casa per vederla meglio, oppure non lo so. Fatemi sapere voi se vorreste un home tour di qualche altra casa. Poi lasciate like ovviamente se vi va. Condividete il video con i vostri amici per fargli vedere questa casa che sarà protagonista sempre del nostro gameplay. Poi vi invito a mettere mi piace alla pagina Facebook, alla pagina Instagram, dove posto sempre ogni giorno per... magari non ogni giorno, però vi aggiorno sempre sulle notizie del canale. Faccio anche tante stories in cui condivido anche qualche curiosità. E ci vediamo al prossimo video e buona costruzione a tutti.